Tutto bene? Ho sentito un rumore. Che cos'era? Di Chicago. Ci sono ottimi negozi, ristoranti e anche scuole. Sono tra le migliori della città. Non ho figli. Ah, beh, allora avrà molto tempo per shopping e cene fuori. Come le dicevo, è un vero affare. I proprietari hanno addirittura deciso di ridurre il prezzo e desiderano concludere la vendita rapidamente. Lo credo, visto il mercato. Beh, faccia un'offerta. Prima possibile, se può. L'accordo si troverà di sicuro. Senta, non perdiamo tempo. Non penso di fare un'offerta per un immobile che sarà pignorato tra poco. Volevo solo dare un'occhiata. Deciderò con calma, se la cosa mi interessa. Ha le idee chiare? Beh, i proprietari riescono a sopravvivere e a quanto sì, certo. Sembra anche il mercato. In fondo... Correrò il rischio. Se dovesse cambiare idea, potrebbe... Ce l'ho già... Com'è andata? Beh, poteva andare peggio. Sono venute 5 persone. Non compra nessuno, sento un odore di pignoramento. Come faceva ad andare peggio? Se ne venivano 4. Hanno il mio biglietto da visita, per cui se il mercato si riprende... Ah, oh, sì, beh. Si riprenderà. Ma chissà se saremo ancora vive. E lì come va? Ho appena finito uno straordinario romanzo d'amore decisamente erotico ed ho subito iniziato il successivo. Certo che quei vittoriani avevano davvero una... bella fantasia. Beh, buona lettura, allora. Il mercato si riprenderà. Ah, certo. Chissà se saremo ancora... Ok, vive. Scusa, ora ho da fare. Baci, baci. Ciao. Che noia. Thank you.
signor Adams. Sì, sì, ho cominciato a lavorarci oggi. Beh, metti in risalto le venature del legno, le piacerà. Certo, domani può venire quando vuole, ci sarò tutto il giorno. Dovrebbe domandarlo agli altri operai. Non so cosa risponderle. Grazie, anche a lei. Ciao, amore. Non pensi alla cena? Cosa? Credevo pensassi tu alla cena. Andiamo a cena fuori. È una vita che non usciamo. Com'è andata oggi? Ah, beh, sai, a volte con la pagina vuota vinci tu e a volte vince lei. François, tu sei uno scrittore che non scrive e quindi non guadagna. E io non vendo un immobile da più di 4 mesi. Ecco perché non usciamo a cena. C'è la carta di credito? Non abbiamo disponibilità sufficiente. Non guadagniamo. Ok, preparo qualcosa io. No, ti prego. Non fare così. Coincidenza che il sudoku sia diventato popolare dopo lo scoppio della crisi economica e all'improvviso la gente si è ritrovata con tanto tempo libero? Io sono convinta di no. Ma che fai? Metto a posto il nostro sito. Sembro più grassa. È internet, aggiunge 4 kg. Credevo fosse la televisione. È lo stesso. Lauren, tu hai sbagliato mestiere. Dovevi progettare pagine web. È solo copia e incolla. Sì, ma bisogna sapere copiare e incollare. Beh, mia cugina è web designer ed è a spasso anche lei, perciò... Incoraggiante. Senti, esiste una sola cura che funziona contro l'ansia. E il mio orologio biologico dice che è ora di pranzo. Ti porto qualcosa? No, grazie. Ciao, ciao. Che hai dimenticato? Niente. O almeno credo. Mi scusi. Salve. Lauren Baker. Sean Crawford. Piacere. Che cosa posso fare per lei, signor Crawford? Vediamo. Potrebbe cominciare a chiamarmi Sean. Che cosa posso fare per lei, Sean? Può dirmi che è un agente immobiliare. Glielo confermo. Sono nel posto giusto. Vuole comprare o vendere? Vendere. Bene, commerciale o residenziale? Residenziale. D'accordo. Un appartamento o un edificio? È un edificio. Bene, e l'indirizzo? 153 Renwood. È a Burridge, vero? Complimenti. Grazie. Allora, è unifamiliare? Sì. Non è così semplice, al contrario. Forse la cosa migliore è fare un rapido sopralluogo. Sì, certo. Bene, quando ha un po' di tempo? Signor Crawford, Sean, è il mio lavoro. Se lei ha tempo, per me possiamo andarci anche subito.
Eccoci. Volevo che potesse apprezzare l'insieme del fabbricato dall'esterno. Che bello. E già, l'insieme del fabbricato non è niente male. Mi segua, andiamo a parcheggiare. Sento dire spesso. Sì, lo immagino. Mia sorella ed io l'abbiamo ereditata quando i nostri genitori sono morti in un incidente 2 anni fa. Ah, mi dispiace. Vorrei poter dire che è avvenuto in circostanze romantiche, come travolti da una valanga mentre scalavano l'Everest, ma no. È stato uno stupido, banale scontro frontale sull'autostrada. Un ubriaco che viaggiava contromano. È terribile. Già. Anche perché l'ubriaco era mio padre. Ma Rebecca e io non viviamo più qui. Io ho un appartamento e lei vive a Los Angeles. Avremmo voluto venderla 2 anni fa, ma tutto il patrimonio era sotto sequestro in seguito alla causa per l'incidente. Una fortuna essere cresciuti qui. Se vivere con un padre e una madre egoisti, nevrotici, follemente narcisisti, le sembra una fortuna. Sono dei Murano. È un vetro veneziano. Sì, lo so, li conosco. Tutte le cose strane che vede le avevano comprate loro. Amavano viaggiare, giravano il mondo. Ogni cosa pur di non occuparsi dei loro figli. Vorrei poter dire che ho tanti bei ricordi di questo posto, ma non è così. Non sento alcun legame, purtroppo. È un peccato, perché è una bellissima casa, davvero. Li ho lasciati qui più di 3 mesi fa. Dovevano andare a sud per 6 settimane, tornare indietro e contattarmi perché venissi a riprenderli. Ma oramai è passata più di 1 settimana. Succede che ci siano degli imprevisti a volte. Può accadere. Sì, ma in questo caso, non lo so, c'è qualcosa che non va. Se davvero è capitato loro un incidente, sarà un po' dura trovarli. Ad ogni modo, vorrei aiutarvi. Per qualunque cosa. Sono nel bosco. Ne sono convinto. Era un'eredità sostanziosa, quindi non ci interessa il grosso affare. Il valore di mercato è più che sufficiente. Sì, mi rendo conto, ma è un immobile molto particolare. Insomma, le case come questa sono fuori mercato. E come sua consulente credo che aspetti, lei dovrebbe... Aspetti, da quando è mia consulente? Oh, io credevo... Finché non mi affida il mandato, non lo sono, ma... Perché non ne parliamo questa sera? A cena? Devo farmi perdonare per averle fatto interrompere il pranzo e averla portata qui. E inoltre... Lei è una donna molto attraente. Vorrei conoscerla meglio. Senta, io... Ho già un ragazzo. Viviamo insieme. È tentata, però. Certo. Insomma, anche lei è molto attraente. E questa casa rappresenta una grossa somma come provvigione. Quindi... Oh, quindi accetterebbe di venire a letto con me se le dessi l'incarico? Oh, può essere, ma servirebbe? Può essere. Vede, Oscar Wilde diceva che riusciva a resistere a tutto tranne che alle tentazioni. Ma io ci riesco. E vorrei poter guardarmi allo specchio. Beh, dal mio punto di vista sono convinto che sarebbe un'esperienza piacevole. Spero che abbia capito. Sfortunatamente sì. Senta, sarei molto felice di avere questo incarico. Sono convinta che farei un lavoro ottimo. Ho il suo numero. Bene. Mi faccia sapere. Mm.
motivo? Per non avermi detto niente, credevo che fossimo amiche. Si può sapere di che parli? François. Che c'entra François? Perché non mi hai mai detto che ti ha tradita? Che cosa? Perché allora ti ha mandato delle rose? Oh. Non sono di François. Come dice il proverbio, tentar non nuoce. Chi è? Il nuovo cliente. Hai avuto un incarico? Non immagini che incarico? È incredibile. Raccontami. Secondo noi una tale valutazione della casa è realistica, è adeguata. Come le ho già detto, gli immobili come questo sono praticamente fuori mercato. È una casa prestigiosa che solo pochi possono permettersi, ma esistono. D'accordo. Dovrà dare il consenso anche Rebecca, ma non è un problema. Niente cartelli né inserzioni sui giornali. In questo quartiere è fondamentale la riservatezza. Oh, capisco. Chi fa questo tipo di investimenti di certo non legge le inserzioni. Preferisce rivolgersi ad agenti immobiliari. E non prendete appuntamenti il martedì, viene l'addetto alla manutenzione. Sì, d'accordo. Scusatemi. Certo. Pronto? Sì. Sai quanto sarà Ciao. La nostra Aspettavo. Provvigione? Continuo a ricalcolarla. Ho sempre la sensazione che la virgola sia nel posto sbagliato. Speriamo bene. Creda è straordinaria. Ok, ci faccia sapere. Sì, lo so, ma non posso darti l'indirizzo se non hai un probabile acquirente. Il cliente non vuole pubblicità. E sì, lo so, è chiaro. Tu trova un ricco compratore. Ok, grazie anche a te. Beh, c'è una marea di agenti con la lingua di fuori. Già, se almeno avessero un po' di clienti interessati e facoltosi. Oh, dai, ci lavoriamo solo da una settimana. Senti, quando è stata l'ultima volta che hai visto una casa di un tale livello, in un tale quartiere, in vendita? Ecco, mai. Mi rendo conto che i ricchi ormai hanno molti meno soldi di prima, come tutti noi, certo, ma restano comunque ricchi. Troveremo un compratore. Beh, senti, esiste una sola cura che funziona contro l'ansia. Ti accompagno. Vuoi venire con me? Pranzi fuori adesso? Oh, al contrario di te, vedo qualche spiraglio nel mio futuro economico. Se è mia madre, dille che sono già andata a pranzo. In the loop sono Lauren. Eh sì, esatto. Sì, sì, è ancora disponibile. Beh, per lei a che ora è più comodo? Oh, alle 3? Sì, sì, va benissimo. Ok, questo è il suo numero? D'accordo, allora le mando un SMS con l'indirizzo. Ah, sì. Ok, ci vediamo lì. Era la segretaria di un certo signor Ahmad Kashan, che sembra essere molto interessato all'acquisto. Qual è l'agenzia? No, non c'è nessuna agenzia. È stato indirizzato a noi dal consolato saudita. Quella mia stravagante iniziativa l'avevi definita, giusto? Non posso crederci. Significa doppia provvigione. Non l'ha comprata ancora. Vuole solo vederla. Oh, la comprerà. Anche a costo di andarci a letto. Cosa? Sei tu la parte puritana dell'agenzia. E quelli sono... Murano. Li conosco perfettamente. Mm. La casa è in vendita con gli arredi? Beh, è una trattativa a parte. E il prezzo? È trattabile? Limitatamente. È inutile che le sottolinei l'eccezionalità di questa casa. Non ne esiste un'altra così. Ci sono altre trattative? È ovvio. Continuiamo. Prego.
Ehi, sono Lauren. Ho una splendida notizia. È arrivata la prima offerta. Così presto? Non me l'aspettavo. Sì, ma è del 10% inferiore alla richiesta. Ah. Però, aspetti, è in contanti. Veramente? Sì, gli piace molto. È il nuovo console saudita. Quindi deve trasferirsi qui con la famiglia da Riyadh e ha una certa fretta. E un'altra cosa, comprerebbe anche i mobili. Certo, se paga in contanti. Si semplifica tutta la procedura e si guadagna tempo. Si può far salire l'offerta. Beh, l'ultima parola aspetta a lei, ma io non sarei troppo rigida. Se non è un sogno, direi che abbiamo il compratore ideale. Ne parlo con Rebecca e la richiamo. D'accordo. Maddie, sei seduta? Che profumino delizioso! In onore della più bella agente immobiliare di Chicago. François, sei un tesoro. Che meraviglia! Ambordo, il tuo preferito. Grazie, sei un amore. Félicitations. Sapevo che ce l'avresti fatta. Che c'è di buono? Bœuf bourguignon. Adoro il bœuf bourguignon. Je t'aime. Di qua. Piano. Bravo. Avanti, su. Cerca. Da questa parte, venite. Hai trovato qualcosa? Fammi vedere su. Bravissima. Parker a centrale. Abbiamo trovato uno degli escursionisti scomparsi. Le radiografie dentali ci diranno in pochi giorni se si tratta dei suoi fratelli. Sono loro. Non ho dubbi. Erano lì da un mese o due. Il coroner lo stabilirà con precisione. Senta, quando sarà nota la probabile data del decesso, dovrà dimostrare dove si trovava in quel momento. È la normale procedura. Sì, capisco. Era da molto che qui non succedeva una cosa del genere. Da prima che ci fossi io, comunque sia. Pronto? Sean, salve. C'è il suo avvocato. Buongiorno, signor Crawford. Che mi dice? È tutto a posto, i documenti sono in regola. Fantastico. Sono a casa a fare l'inventario. Devo stabilire il valore del mobilio entro domani. Non gli faccia sconti. L'acquirente se lo può permettere. Siamo nei tempi?
Sembra di sì, è tutto più rapido senza mutui di mezzo. Dirò a Rebecca di prenotare il volo. Mi dispiace che debba venire fin qui per firmare, ma è la legge. Non c'è problema. Ah, senta, le dirò di arrivare la sera prima, dobbiamo festeggiare. Siete tutti i miei ospiti, porti Maddie e anche il suo ragazzo, Lauren. Grazie, è molto gentile. La ringrazio dell'invito, signor Crawford, ma ho un impegno quella sera. La saluto, ci sentiamo dopo. Salve! Cerca qualcuno? Sono l'addetto alla manutenzione, Tom. Oh, ma certo, Tom! Tom Cross! Non mi riconosci? Sean! Sean? Sei molto cambiato. Ah, è la mia aria un po' trasandata. Quant'è che non ci vediamo? 10-15 anni almeno. Eri al primo delle superiori, credo. Ero ancora un ragazzino, Tom, ora sono un uomo. Lo vedo. Cavolo. Mi ricordo di te e di Jimmy che giocavate a pallone qui fuori come fosse ieri. Credevo che venissi il martedì. Sì, di solito, ma questa settimana ho avuto problemi. Ma che ci fai qui? Vendiamo la casa. Sul serio? Sì, te l'avrei comunicato, ma stavo aspettando che si concludesse la trattativa. Ah. È giusto. Le case sono fatte per viverci. Esatto. Dimmi, come sta la tua famiglia? Beh, Jimmy è rimasto a Chicago, ha una casa sua. Ma ci sentiamo spesso. Glielo dico che sei qui, così magari vi bevete una birra insieme. Volentieri. A proposito di birra, anche se è ancora presto, perché non entri? Ce ne beviamo una e facciamo due chiacchiere. Non lo so. Ho parecchio da fare. Sì, ma del resto lavori per me, no? Allora andiamo. Uno spettacolo. Avrei voluto vederlo. Eccola. Secondo me dormiva. Sean, ciao. Vi presento Rebecca. Salve, salve. Lauren, François e Maddie. Salve. Piacere. Ciao. Siediti. Grazie. Hai recuperato le forze? Abbastanza, ho fatto un lungo bagno caldo, ma ora ci vuole un po' di champagne. Giusto. Voi siete le favolose agenti immobiliari di cui Sean è innamorato follemente? Beh, fare bella figura è facile se si vende un immobile straordinario come il vostro. Sì, è una casa molto bella. Torna spesso a Chicago, Rebecca? Il meno possibile. E in quale parte di Los Angeles abita? Beverly Hills. Ah, per caso è vicino a Nichols Canyon? Un mio compagno di college vive lì. Sì, 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 vicinissimo. Davvero? Di che si occupa, Frederick? François. Oh, mi scusi. Oh. Io faccio sempre una gran confusione con i nomi. Che cosa fa? Lo scrittore. Wow, che ha scritto? Sono conosciuto per Il quinto temperamento. È un romanzo, ha venduto bene qualche anno fa. Oh, è troppo modesto. È stato un bestseller. Sarà favoloso. Sì, ma quello era il passato e questo è il presente. Ho cominciato un nuovo romanzo. Beh, mi dica quando l'ha finito, non vedo l'ora di leggerlo. Anzi, non vedo l'ora di leggerli tutti e due. Beh, domani è una giornata speciale, amici miei. Quindi questa deve essere una serata speciale. Salute! Alla salute! Salute! Hai proprio deciso? Sì, sì. Una di noi deve essere vispa e lucida domani mattina. Grazie ancora della bella serata. Allora, ci vediamo domani. Ciao, Maddie. Ciao. Sì,
Sembra che si stiano divertendo. Sì, anche troppo. A François piace ballare. Ma è in grado di resistere alle tentazioni come fa lei? Beh, è a lui che deve chiederlo. Non vuole qualcosa di più forte? No, grazie, devo guidare io. Senta, Sean, volevo chiederle una cosa. Perché ha scelto noi? Esperienza, serietà, onestà. Le nostre credenziali, la nostra promessa. Quindi è andato sul nostro sito. Mi ha colpito la presentazione e non volevo dare nell'occhio. Come le ho detto, nel nostro quartiere è fondamentale la riservatezza. Invece, con le solite agenzie immobiliari, dopo 5 minuti l'avrebbero saputo tutti. Beh, qualunque sia la ragione, le sono molto grata della scelta. È stata una vera fortuna per noi. Per me. Praticamente mi ha salvato il fondo schiena. Direi che valeva la pena salvarlo. Gliel'ha mai detto nessuno che lei è un incorreggibile spudorato? Un incorreggibile spudorato? Già. Non è una definizione sexy. Non si preoccupi, il suo lato sexy è ben definito. Con lei però non funziona. Funzionerebbe se le circostanze fossero diverse. Farò in modo che lo siano. Sul serio, Sean. La ringrazio. La ringrazio di cuore. Ciao, sono io. Sì, sono appena arrivato. Certo che ho chiamato prima. No, non ha risposto. Papà! No, non lo so. Senti, prendo la chiave di riserva ed entro a dare un'occhiata, va bene? Beh, certo che ti chiamo. Ok, ciao. L'ultima volta che ha parlato con suo padre? Beh, ci siamo sentiti per telefono all'inizio della settimana scorsa. Viveva solo? Sì, sì, da un bel po'. Ecco, da quando lui e mia madre si sono separati. Lo chiamavo ogni tanto per sapere come stava. L'ultima volta una settimana fa? Sì, sì, in realtà l'ho chiamato anche 2 giorni fa e gli ho lasciato un messaggio. Visto che non mi richiamava, mi sono preoccupato. Non era mai successo che non mi richiamasse, così sono... Sono passato per capire il motivo. Buongiorno, signor Crawford. Signor Cashan. È la signorina Crawford? Sì, piacere di conoscerla. Il piacere è tutto mio, mi creda. Allora, siamo pronti? Grazie. No, grazie a lei. Auguri. Grazie di tutto. Dammi un pizzicotto. Oh, posso fare di meglio, sai? Thank you.
ex residenti a Chicago assassinati in Pennsylvania. Che succede? Tutto bene? Maddie, hai letto il giornale stamattina? Va subito a comprarlo. I cadaveri dei due escursionisti recentemente rinvenuti lungo il sentiero degli Appalachi sono stati identificati come quelli di due fratelli, Sean e Rebecca Crawford. Salve. Desidera? Chi è lei? Chi è lei? Il proprietario di questa casa. Beh, è impossibile. Siamo spiacenti, ma il numero da lei chiamato non è più attivo. Ti odio, Sean. Io ho un contratto firmato. Questa casa è intestata a me. Senta, non so che dirle, signor Cascian. Ho consegnato un assegno a copertura garantita di quasi 10 milioni di dollari. E lei chi è? Lei è l'agente immobiliare. Si accomodi. Ho dato a lei e alla sua socia un altro bell'assegno. Detective Già. Alverson, polizia di Chicago. Il suo nome? Lauren Baker. Ho rappresentato entrambe le parti nella compravendita. Sì, peccato che i suoi clienti non potevano vendere, perché non erano i proprietari. Erano degli impostori, signorina. Ma noi abbiamo controllato... No, il loro avvocato ha controllato. Era un impostore anche lui. Sapevano che i veri Sean e Rebecca non potevano mandare a monte il loro piano. Perché li avevano uccisi. Sono Garrett Crawford, signorina Baker. Sean e Rebecca erano i miei fratelli. La mia famiglia è già partita da Riyadh. Signor Cascian, troveremo una soluzione. Lei non troverà nessuna soluzione. Prego. È troppo tardi. Venga. Avrà notizie dai miei avvocati. Ho bisogno di fare un po' di domande a lei e alla sua socia. Sì, capisco. Può venire alla centrale? Oh, certo. La terrò al corrente. Grazie. Sono veramente dispiaciuta per la morte dei suoi fratelli. Grazie. No, non è nessuno di questi, purtroppo. La cosa non mi sorprende. I veri Sean e Rebecca vivevano a Portland, nell'Oregon. Beh, ma allora l'appartamento a Chicago e la casa a Los Angeles? Tutte balle. I truffatori conoscevano bene i Crawford, quindi è possibile che non siano di Chicago, ma che vivano a Portland. Ok, ma questo Sean, o qualunque sia il suo nome vero, può aver lasciato le sue impronte nella casa, no? O magari anche nel nostro ufficio. È possibile. Nel frattempo aiuterà i nostri tecnici a ricostruire il loro identikit al computer. Mi faccia solo sapere se lascia la città per qualche motivo e, nel caso, come posso contattarla. D'accordo. Signorina Baker, non faccio il giudice, ma da quanto ha detto, secondo me lei non ha colpe. E allora perché mi sento così? Lauren, hanno chiamato dalla banca. Hanno ricevuto un'ingiunzione dai legali di Cascian e ci hanno bloccato il conto. Ho parlato con l'impiegato dell'assicurazione e la cifra da rimborsare supera abbondantemente i massimali della polizza. Dobbiamo chiudere. Purtroppo.
Mi dispiace, è colpa mia, Maddie. Non dirlo nemmeno. Signorina Reynolds. Ti chiamo dopo. Prego. Senti, lo sappiamo tutti e due da un bel po' ormai. Te ne vai. Dai, non funziona. Ah, ma funzionava due giorni fa, quando avevo in tasca un grosso assegno che poi è svanito. Prima ci divertivamo, ma le persone cambiano. Io sono cambiato. Ho capito. C'è un'altra donna. Vedi, non è questo il punto. Comunque, sì, c'è un'altra donna. Una donna che crede in me. Una donna che crede nel mio lavoro, che è veramente capace di farmi sentire... Io non voglio più vederti! Certo, non c'è problema! Sai, hai sempre giudicato gli altri. Comincia a guardarti dentro, bambina. Così capirai perché ti hanno fregata. Fuori! Vattene! Direi di no. Faccio la segretaria, ma lavoro. E vivere con mia madre è sopportabile, ti ringrazio dell'interessamento. Perché sono stata con quello 6 mesi? Perché è un vero maschio. Sono sexy e francese, bambina. Trattami bene, me lo merito. Ero davvero così cretina? Tu no, ma i tuoi ormoni sì. Brava, ricominci a sorridere. È l'inizio della risalita. Ho una buona notizia per te. La società per cui lavoro ha bisogno di ristrutturare il proprio sito. Ho fatto il tuo nome. No, non credo che sia una buona idea. Perché? Hai prospettive migliori? Beh, ho appuntamento con uno psicologo fallimentare. Prego. Lo so, è patetico. Sei la personificazione del povera me. Devo rimettermi in sesto. Io comincerei con il mettere a posto qui. Sì? Sì. Senti, ora devo andare al lavoro, quindi... Chiamami. Nel pomeriggio ti metterò in contatto con il capufficio e discuterete della ristrutturazione del loro sito. D'accordo. Grazie. Ne verremo fuori, Lauren. Come Rossella O'Hara, non soffriremo mai più la fame. Io non ti merito. Lo so. Ciao, ciao. Pronto? Ah, sì, signor Crawford. Sì, certo. D'accordo. Vengo subito. Sono perfettamente identici. È lo stesso inventario che ci aveva dato lui. Grazie. Visto quello che è successo, volevo controllare che non fosse stato portato via niente. Senta,
Le va di parlarmi un po' dei veri Sean e Rebecca? Vivevano a Portland, ma... lo sapeva già, credo. Loro avevano ereditato il patrimonio. Significava parecchi soldi, si godevano la vita, erano pieni di amici. Facevano un'escursione in qualche parco una volta all'anno, di solito da soli. Aspetti, perché ha detto che loro avevano ereditato? Lei no. Neanche un centesimo. Infatti la casa non è intestata a me. Come mai? Beh, ero il più grande, il primogenito, e mio padre si aspettava molto da me. Ma io ero testardo, aggressivo, irascibile, proprio come lui. E per anni è stato come se deluderlo fosse l'unico scopo della mia vita. Ho smesso di andare a scuola, ho cominciato a drogarmi e a commettere un po' di stupidi piccoli reati. Così lui mi ha punito eliminandomi dal testamento. Capisco. Poi quando alla fine mi sono reso conto di essere davvero identico a lui, ho deciso di cambiare vita, ho smesso di drogarmi. Bravo. Sono passati 10 anni ormai. Mi sono addirittura diplomato. Ah. E poi mi sono arruolato. La cosa più giusta che abbia mai fatto. Ho scoperto me stesso, ma soprattutto queste. Ha scoperto le mani? Ho scoperto di, saper fare le cose. Costruirle materialmente. Armadi, tavoli, un po' di tutto. Fa il falegname. Il migliore di Baltimora. Ah. O almeno così c'è scritto sul mio biglietto da visita. Avevo dimenticato tutto questo. Stavo benissimo. E adesso è solo mio. Perché? Unico superstite. Mio padre ha perso. Ho ereditato tutto io. Non avrei voluto. Dove si trovino è ancora un mistero, ma secondo fonti attendibili l'FBI ha deciso di concentrare le ricerche non solo a Chicago, ma anche a Portland, la città dove risiedevano le vittime. Sono io, sono pranzo e non immagini chi c'è, Rebecca! Tavolo 1, prego. Chiamami, appena senti il messaggio. Grazie.
Che succede? Una dell'agenzia mi ha vista, Maddie. Mi ha seguita con la macchina, stavo per seminarla, ma un camion l'ha travolta. Oh, cavolo. Si è fatta male? Non lo so. Credi che abbia letto la targa? Può essere, non lo so. Che cosa devo fare? Dove sei adesso? A casa. Esci subito, appena attacchiamo. Sì. Lascia la macchina dov'è, sì, e non pensarci più. Vabbè. Vai in un motel, sì, e chiamami appena arrivi. Ok, sì. E poi? Un passo alla volta, Brenna. Pensa a metterti al sicuro. E poi vedremo. Sì, sì. Sì. Keenan, c'è un problema. Mi fermerò finché la situazione non si sarà almeno un po' chiarita. Ce ne vorrà, gli avvocati di Kashan sono abbastanza agguerriti. Sì, me ne sono accorta. Senta, grazie di... Beh, aiuta a parlare con qualcuno. Già. Ah, ci sono un po' di lavoretti da fare. Il custode che si occupava della manutenzione da anni si è suicidato. È terribile. Già. Era un uomo e un padre straordinario. Mi dispiace. Beh, almeno avrò qualcosa da fare. È una vecchia casa, c'è da lavorare. Sì. Oh, mi scusi. Pronto? Sì, sono Lauren Baker. Oh... preso conoscenza. L'urto è stato violento, si è fratturata la gamba e un paio di costole. Com'è successo? È passata con il rosso. I medici che dicono? Non possono dire nulla finché non si sveglia. Ma il problema è se si sveglia. Posso fare qualcosa? Temo di no. Salve, il detective Alverson, per favore. Lauren, sono io. Sono a pranzo e non immagini chi c'è. Rebecca! Tavolo 1, prego. Chiamami, appena senti il messaggio. Ha lasciato quel messaggio pochi minuti prima dell'incidente. Aveva visto Rebecca Crawford, o comunque quella che si era spacciata per lei, ed è passata con il rosso perché la stava inseguendo. Non conosce un'altra Rebecca? No, non mi risulta. Senta... Ascolti la voce in sottofondo. Credo di sapere dove era Maddie. Sono a pranzo e non immagini chi c'è, Rebecca! Tavolo 1, prego. C'è un ristorante cinese a pochi isolati da dove è avvenuto l'incidente. Maddie ci va spessissimo. Ha visto Rebecca e l'ha seguita. Ne sono sicura. Ok. Non è a Portland. È ancora a Chicago. Ne sono assolutamente sicura. Ehi,
La polizia sorveglierà il ristorante, ma io non ce la faccio ad aspettare. Devo trovare quei delinquenti. Sì, ma quegli identikit sono già apparsi sui giornali e nei notiziari. Lo so, ma quelli sono i media tradizionali. Io voglio diffonderli sul web. Allora, le tre persone a cui si riferiscono questi identikit sono sospettate dalla polizia di Chicago di aver commesso alcuni reati molto gravi. Chiunque sappia chi sono o dove si trovano è pregato di chiamare il 773-555-0126. Adesso dobbiamo solo metterlo in rete. Con che titolo? Britney Spears, topless. Sul serio? Ah, credimi, lo cliccheranno in moltissimi. Sono nata a Winters. E dov'è? Appunto, per questo non vedevo l'ora di andare via. E perché Chicago? Beh, ero sicura che i miei non ci sarebbero mai venuti. Dillo all'ufficio del turismo. Già, è troppo fredda, è troppo lontana. E sono venuti a trovarti? Grazie a Dio, no. Un altro rapporto conflittuale, eh? Credo che converrai con me che in ogni famiglia c'è una certa dose di, diciamo, conflittualità o di infelicità. Insomma, il tuo custode, ad esempio, doveva essere infelice. Me lo ricordo sorridente, ma si parla di tanti anni fa. Secondo te è stato, non lo so, per pura coincidenza che si è ucciso proprio in questa situazione drammatica? Credo di sì. Aveva dei figli? Sì, Jimmy. Tu sai come trovarlo? No. Ma lo posso scoprire. Atterrato. Ho affittato una macchina. È tutto il giorno che sono qui, la polizia non si è vista. Evidentemente non sanno il numero di taglia. Aspetta domani mattina e poi entra. Non devono restare tracce che la colleghino a noi. D'accordo. Pronto? Pronto? Sì, salve. Senta, ho visto il suo video su internet e conosco una di quelle persone. I capelli sono diversi, ma è lei. Jimmy! Ciao! Ehi, quanto tempo! Mi dispiace. È bello rivedersi. Si chiama Brenna. Brenna Lakeview. Viene spesso. Siamo diventati amici. Allora deve abitare da queste parti? Sì. Il video diceva che ha commesso dei reati? Beh, sì, è possibile. Non la conosco bene, vede, ma sembra una brava persona. Davvero, solo incasinata. Perché incasinata? Beh, fa l'attrice.
O almeno le piacerebbe. Deve essere dura. Per questo noleggia tanti DVD. Vorrebbe aver fatto uno di quei film. Almeno credo. Senti, hai il suo indirizzo? Solo per aiutare la polizia. A me non sembrava depresso. E non ha lasciato neanche un biglietto. Ma credo che nessuno sappia cosa passa nella testa del prossimo, nemmeno se è tuo padre. Per la polizia si è suicidato, quindi se lo dicono loro. Anch'io, come te, ho ereditato la casa. Ma non tornerò a vivere qui, è in vendita. Quello l'ho usato per collegare l'abitacolo a... Hai la piscina? No. È un tipo di tubo speciale. Sicuro che si sia ucciso? La polizia dice di sì. Ok, ma secondo te? No. Me ne sarei accorto, avrei percepito qualcosa. Allora è omicidio. Sì, ma perché? Potrebbe entrarci la morte di Sean e Rebecca. O aver visto qualcosa che non doveva vedere. E adesso che facciamo? Intanto voglio capire da dove viene il tubo e so già da dove cominciare. Per cui... me lo porto via. Dici sul serio? Sì, e se ho indovinato lo dirò alla polizia. Tu sei d'accordo? Certo. Birri? No, la nuova amichetta di Brenna, Lauren Baker. Non importa, me ne occupo io. Bene. Chi è? Sono io. Ciao, piccola. Come sono contenta di vederti. Sì, anch'io. È tutto a posto. Dove andiamo? In un posto più sicuro di un motel. Perché non glielo dici? Che non hai ucciso quei due e che in fondo hai solo approfittato della situazione perché la casa era vuota? Perché abbiamo rubato una montagna di soldi, Brenna, e rischiamo di andare in prigione per un bel po' di tempo. Li posso restituire subito. È il mio lavoro, ho recitato. Lo so, e sei stata grande. Davvero una grande attrice. Ma che facciamo? Non posso sempre nascondermi. Stai tranquilla. Ci penso io a te. Sei al sicuro con me, ok? Vieni. Ma come diavolo le è venuto in mente? Lo so, non avrei dovuto. Ma ero arrivata a un passo ormai e... non ho riflettuto. No, è chiaro. E Britney Spears, topless? Nessuno resiste a sbirciare. Me ne ricorderò. Aveva ragione lei sul ristorante. Era proprio quello, infatti. La telecamera ha ripreso la donna. Ha cambiato un po' aspetto, ma siamo sicuri che sia lei.
E ora sappiamo anche dove abita. Abbiamo trovato questa. Ed anche un estratto conto. Ha versato quasi $50,000 un mese e mezzo fa. 50,000? Significa che i complici si sono messi in tasca almeno 10 milioni. Generosi. C'era anche questo. Aspetta, tieni. Le dice qualcosa Keenan Blake? Oh mio Dio. È il telefono di Sean. Keenan si spaccia per Sean. Qui? Sì, c'è un piccolo appartamento nel retro. Doccia, toilette, angolo cottura. Nelson lavorava qui. Quanto ci devo restare? Non molto. Solo il tempo di sistemare certe cose. Ci lavoravano centinaia di persone qui dentro. Poi un giorno hanno detto, signori, si chiude. Senza preavviso. La recessione li aveva rovinati. Dannate banche. Ora ci sono rimasti soltanto i topi. Non voglio stare qui. Solo per un po', piccola. Stai tranquilla. Mi vengono i brividi. Vedrai. Starai bene. Dai, vieni. Ma che fai? No. Che fai tu? Cosa? Tu e Lauren. Ma di cosa stai parlando? Perché mi hai obbligato a tornare? Non è vero. Volevi ricattarmi? Incastrarmi? Come ti viene in mente? Perché avrei dovuto farlo? Non prendermi in giro. Nelson l'ha vista entrare nel tuo appartamento. Signorina Baker, lasci fare le indagini a noi, d'accordo? È il nostro lavoro. D'accordo. Mm-hmm. Ci tenga il ghiaccio, eh? Pronto? Ehi, Garrett. Sì? Ciao, sono Lauren. Ho parecchie novità. Anch'io. Passo da te un momento. D'accordo. Sei in casa? Lauren! Lauren!
Lauren! Lauren! Garrett Crawford è uno di loro. Lui e Keenan Blake sono amici e ora lui sa che lo so. Dov'è adesso? Alla villa. Ha cercato di fermarmi ma sono scappata. Spray al peperoncino. Ok, lei dov'è? In macchina verso casa. Bene. Appena arriva chiuda porte e finestre. D'accordo. Date un'occhiata in giro. Avvisatemi se trovate qualcosa. Io vado a casa di Lauren Baker. Ciao, Lauren. Piacere di rivederti. Esperienza, serietà, onestà. Proprio non riuscivi a resistere, eh? Ho chiamato la polizia. Sarà qui a momenti. Allora credo che saremo costretti a sbrigarci, purtroppo. Peccato che non arriveranno in tempo a salvare Brenna. Che cosa le hai fatto? Lo vedrai. Quanto non lo vedeva? Credo 8 anni. Ho capito. Senta, le altre domande gliele farò domani mattina. Adesso vado a dormire. Grazie. Ok. Keenan l'hanno portato in ospedale. Allora lo conoscevi? Già, sì. Da quando ero di stanza a Fort Bragg. Lavoravo nel bar dove andavamo. Perché dall'identikit non l'hai riconosciuto? Beh, hai visto la foto? Sembrava una persona diversa. Era molto più robusto. Senza la firma l'avresti riconosciuto? No, credo di no.
Passavo tanto tempo in quel bar. Lui sapeva ascoltare e io parlavo. Della mia vita, della mia famiglia. Quello che sapeva su Sean e Rebecca l'aveva sentito da me. Non mi è neanche passato per la testa che c'entra un barista conosciuto in capo al mondo con questa storia. Perché mi seguivi con quel coltello? Credevo che fossi in pericolo, l'ho preso per proteggerti. Oh. Ah, certo, sì. Parliamo di te. Hai pensato subito che fossi complice di Keenan, non hai esitato un attimo. Troppa gente si è presa gioco di me, troppa. Se ci pensi, non ti avrei nemmeno conosciuto se quei due non si fossero serviti di me. È chiaro che sono diffidente. Abbiamo qualcosa che non funziona. Oh, mi dispiace per il peperoncino spray. E per il Murano. Già, viste le circostanze, in fondo direi che mi è andata bene. Pronto? Che peccato. Mi sono persa il meglio. Non dire stupidaggini, è l'inseguimento in macchina. Già, è vero. Ce l'avrei fatta senza quel dannato semaforo rosso. È una gioia riaverti con me. È una gioia anche per me. Torno a trovarti domani. Maddie dovrà restare qui ancora per un po', ma sembra che il peggio sia passato ormai. Bene. Hai fame? Muoio di fame. Ho delle bistecche a casa. Cos'è, un invito? Sì, esatto. Garrett, scusa se ho pensato male di te. Non importa. A proposito, presto metterò in vendita la casa. Non è che conosci un bravo agente immobiliare? Ci penserò.